Poi il portiere Danzig in collaborazione con Robert Varzica. Hai detto, Sandro, prima a proposito del commento al passaggio al turno successivo di tutte le squadre italiane nelle varie coppe europee, che il particolare è molto importante anche. Intanto attenzione, c'è il tiro che termina in gol realizzato proprio da Robert Varzica. Gol, ecco, vedete, è il difensore di fascia destro che già più volte si era portato in avanti, che approfitta di una indecisione della nostra retroguardia e batte in uscita Galli. Gol dunque di Robert Varzica per la Polonia al 28esimo del primo tempo. Elude prima l'intervento di Volpecina, poi anticipa Galli in uscita. È stato molto bravo perché ha preso Galli in controtempo, ha saputo insistere sulla palla perché era in ritardo rispetto a Volpecina, però ha continuato nell'azione. Volpecina si è un po' inciampato nel pallone, gli ha portato via. Tassotti. Maradona. Tassotti, splendida combinazione fra i due, gran gol di Tassotti, magnifico. Bravissimo Tassotti nel aspettare per riuscire a dare palla a Maradona e poi direi nel infilarsi in aria, ma Maradona è riuscito a prendere sul tempo, adesso penso che lo vedremo, prima con una finta a ricevere la palla e poi a prendere sul tempo la chiusura dell'avversario e mettere Tassotti davanti al portiere. Tassotti bravissimo, e direi però che Maradona anche qui ha inventato accarezzandolo, vediamo come rallenta l'azione per aspettare che il compagno vada in vantaggio di tempo sui difensori polacchi. Davvero un bel gol e un giusto premio anche per questo. Palla intanto per Vdovzik. Suggerimento per Urban, triangolazione, c'è ancora la porta vuota e segna un bellissimo gol Taraskiewicz. Mi pare che abbia segnato il nuovo entrato, vediamo adesso di avere il conforto. No, era proprio Vdovzik quello che aveva iniziato l'azione, ecco, vedete. È il difensore di sinistra e questa azione molto bella lo porta tu per tu con Galli, mantiene la calma. È stato molto bravo a non calciare, e quando è arrivato a tu per tu con Galli poteva tentare di scavalcarlo con un pallonetto o cercare l'angolino, però non ha voluto rischiare e è andato a dribblare il portiere, quindi segno di una sicurezza tecnica. Verso Urban, sul quale è andato a chiudere Barbas, che affida a Caniggia, sguscia via Caniggia scappando a Benkoski, allunga la falcata l'argentino, vedete, impetuosa e applauditissima la sua azione. Parte il traversone, colpo di testa di Renato, Barbas, Maradona, splendido Maradona, poi rimpallo, ancora Maradona, gol! Bellissimo. Grandissimo, grandissimo, direi bellissima l'azione anche di Caniggia iniziale, che ha saltato in velocità due avversari, ma poi Maradona ha voluto a tutti i costi fare il gol, ha avuto due rimpalli sfavorevoli, però ha continuato insistendo per cercare palla e poi su, ecco che lo vediamo, sullo stop fa il tunnel all'avversario, cosa fantastica, sul rimpallo vedete come si piega e calcia di esterno a rientrare il portiere. Guarda solo, non può far niente su questi palloni perché Diego, accorciando il passo, lo prende in controtempo e poi fa girare la palla e non c'è assolutamente niente da fare. Comunque il pezzo bellissimo è questo, di questo leggerissimo stop con tunnel all'avversario, incredibile. E avete visto?